A questa sezione della tarda, prima parte della sezione della tarda, dal colloqui sobre il Vuissens Ans, després della battaglia di Muret, che hanno due comunicazioni, due esponenzies. La prima sarà a carico del professor Saverio Guida, che è professore di filologia romanza alla Università di Messina, che studia desde fa moltans cartularis e biografie attestazioni documentali dei troubadours e speriamo un gran dizionario biografico dei troubadours del secolo XII e XIII e ci parlerà del signor Roussillonès Pons de Vernet entre troubadours e cathars. La parola al professor Saverio Guida. Grazie. A 2 chilometri a nord-ovest di Perpignan, capoluogo del Rossiglione e centro manifatturiero e commerciale tra i più dinamici del bacino mediterraneo occidentale, e a 1,5 chilometri a nord della sponda sinistra del fiume Tet, che irrigava la fertile pianura ai piedi delle montagne pirenaiche, esistevano nel XII secolo il castrum e la villa de Verneto. In un diploma di Carlo il Semplice del 14 giugno 899 si rinviene la prima menzione della località che a noi ora interessa. In quella data il sovrano concesse come ricompensa dei servizi resi alla corona ad un certo Stefano, goto di origine ispanica, perpetualiter in iure proprietatis sue, un insieme assai vasto di territori, tra cui la villa Quedicitur de Verneto, cum finibus et adiacensis suis. Nel 901 Luigi, figlio di Stefano, e sua moglie Armida alienarono i possedimenti allodiali rossiglionesi a favore di un Ponzio che risulta essere stato il capostipite della famiglia signorile che prese cognominazione proprio dal dominium de Verneto e che, nei suoi discendenti, perpetuò il nome dell'avo Pontius. Verso la metà del XII secolo, un esponente del casato col patronimico testé ricordato e che per comodità indicherò come Ponzio II, aveva prevalente dimora nel castello di Torrelles, sempre nei dintorni Perpignan, e uno dei tanti nelle disponibilità del lignaggio. Nel 1139 egli fu arbitro della divisione dell'asse ereditario di Guglielmo di Torrelles, nel 1140 sostenne col suo consiglio e con la sua opera mediatrice Goffredo III, conte del Rossiglione, nello scambio di beni con Bernardo di Montechivo, e nel 1157 con l'approvazione del figlio Ermengaldo infeudò ai fratelli Raimondo e Guglielmo di San Lorenzo una casa sita giusto appunto a San Lorenzo della Salanca. 2 anni più tardi, nel 1159, il detto Ermengaldo, subentrato al padre nella guida della Domus, conferì a Raimondo Berengario IV, conte di Barcellona e re d'Aragona, la Gardam et Baiuliam in Castro de Vernet, impegnandosi altresì a cedere allo stesso l'uso del citato castello in caso di guerra e ad accordare un diritto d'albergo per 50 cavalieri del suo seguito tutte le volte che fosse passato per il Rossiglione. Non mi trattengo nel delineare un profilo biografico documentato di Ermengaldo de Verneto, rinvio al testo a stampa per motivi di tempo e dico soltanto brevemente che Ermengaldo de Verneto fu uno dei personaggi più in vista del XII secolo, della seconda metà del XII secolo, e ebbe l'abilità di restare fedele al conte del Rossiglione, Goffredo III prima e poi Giraldo II, e nello stesso tempo di stabilire buoni rapporti con la casa di Barcellona che andava assurgendo a una delle dinastie più importanti dell'area pirenaica e occitanica. Laura Verdon addirittura ha scritto che negli ultimi decenni del XII secolo le veritable maître du Roussillon era appunto Ermengaldo II. Ma sorvolo, dicevo, su questo personaggio e invece dico che Ermengaldo si spense nel 1196, lasciando come eredi i figli avuti dal matrimonio con Ava di Castelnuovo, Beatrice e Ponzio, che d'ora innanzi sarà contraddistinto come Ponzio III.
Questi, subentrato nei diritti paterni nello stesso anno in cui Pietro II d'Aragona raccolse il retaggio di Alfonso II, cioè nel 1196, nella documentazione pervenuta si fa conoscere per la prima volta nel 1194, quando lo si scopre intervenire accanto al padre e alla matrigna Saurimonda in un atto di vendita di un orto a tale Pietro Tessitore. Dico che anche questo dal punto di vista letterario è un fatto su cui torneremo, ma è importante segnalarlo da ora. Saurimonda è la moglie di Raimondo di Castelrossiglione, legata all'eroina della leggenda del cuore mangiato, legata al nome appunto di Guglielmo de Cabestagne, e quindi imparentata strettamente a Ponzio de Vernette. Nelle piene facoltà domenicali appare già il nostro Ponzio nel febbraio 1198, allorché è citato al primo posto assieme ad altri 13 cosignori di Torrelles, fra cui Raimondo di Castelrossiglione, appunto il secondo marito di Saurimonda, fra i beneficiari di una conferma di possesso rilasciata dal come lui giovanissimo Pietro il Cattolico, al quale, unitamente agli altri codetentori della Piazzaforte, risulta aver prestato omaggio e giuramento di fedeltà. Da allora comincia un lungo ed ininterrotto periodo di collaborazione e dimestichezza di Ponzio col quasi coetaneo dinasta iberico. Ne porge testimonianza una cospicua filza di pezze documentarie, ma non è qui il caso di produrre il registro completo degli atti pubblici e privati rimasti, nei quali si trova traccia del nostro. Basti richiamare alcuni dei diplomi e dei protocolli notarili più significativi e utili ai fini del discorso che si vuol portare avanti. Leggo velocemente perché il tempo assegnatomi è piuttosto ristretto e il testo, la relazione che ho steso è venuta piuttosto lunga. All'assemblea aristocratica tenutasi a Tarragona l'1 aprile 1198 per approvare e giurare gli statuti di pace e tregua promulgati per un'applicazione in tutti i territori a lui sottoposti dal conte di Barcellona e re d'Aragona, figura presente dappresso al signore trovatore Huguette de Mataplana il da poco diventato maggiorenne Pontius de Verneto. Nel giugno 1200 a Barcellona viene concluso un accordo tra Ponzio di Verneto e Pietro II, in base al quale il primo cede al secondo la signoria sul villaggio di Ortolanes, mentre il sovrano si impegna ad accordarlo in feudum, in perpetuum, al donatore e ai suoi successori. Insomma, ci sono già dagli inizi del regno di Pietro II rapporti molto stretti fra Ponzio di Verneto e il sovrano. Nello stesso mese del medesimo anno, ancora nel capoluogo catalano, Pietro II emette una nuova serie di consuetudines et usatici da far valere in tutti i suoi domini, ottenendo l'adesione scritta di uno stuolo importante di baroni, fra cui si incontra di nuovo vicino a Huguette de Mataplana, Pontius de Verneto. Il 6 gennaio 1203, a Perpignan, Pietro II procede alla vendita di alcuni terreni all'abate del monastero di Fontefredda e chiama testimone e garanti, tra pochi altri proceres, Ponzio di Vernette e Raimondo di Castelrossiglione. Nel novembre dello stesso anno il re, trovandosi a Lerida, dona vita natural durante a Raimondo di Castelveglie, un villaggio situato nella Cerdagna, e al primo posto fra i sottoscrittori dell'atto si incontra il nostro, divenuto ormai inseparabile sodale e homme de confiance del monarca iberico. Al 27 marzo 1207 risale un accordo tra Ponzio di Vernette, Raimondo di Castelrossiglione e Raimondo di Torrelles in merito a diritti e proprietà a Torrelles. Il 30 giugno 1207 Berenguer de Palazzolo, dalla critica identificato con l'omonimo trovatore, fa testamento gravi detentus egritudine e dispone, tra gli altri lasciti, la devoluzione a favore di Ponce de Vernette di un campo e di una striscia di terra per liberum allodium. Il 19 settembre dello stesso anno, Pietro il Cattolico conferma alla cittadinanza di Perpignan le franchigie concesse dal padre Alfonso II e tra i presenti al rilascio del privilegio figura, in uno dei primissimi posti, Pontius de Verneto. Del 16 novembre 1208 è la donazione
compiuta da Ponzio de Vernetta a favore della Casa Templare di Masdeu di alcuni beni e diritti appartenuti a Berenguer de Palazzolo e a lui arrivati per successione testamentaria, mentre porta la data dell'1 agosto 1209 la vendita alla medesima commenda templare da parte dello stesso signore per 2.500 soldi barcellonesi di alcuni campi e del feudum quod Berengarius de Palazzolo tenebat per suo conto e che era ritornato nella sua disponibilità in seguito alla morte del beneficiario. Quindi rapporti molto stretti fra Ponzio de Vernetta e Berenguer de Palazzolo, beneficiato da lui con la concessione di un feudo che dopo la morte ritorna nelle mani e nella disponibilità di Ponzio de Vernetta. All'annuncio dell'improvviso decesso nell'ottobre 1209 del conte di Provenza Alfonso II, fratello di Pietro il Cattolico, Ponzio corre col suo sovrano nella regione rodaniana rimasta priva del suo legittimo timoniere e partecipa all'importante riunione tenutasi nel castello di Lamanon il 30 novembre, nel corso della quale Garzenda, vedova di Alfonso II, rinunzia solennemente ad ogni suo diritto sulla contea di Forcalquier, facendone dono al figlio Raimondo Berengario, posto sotto la tutela dello zio Pietro II d'Aragona. Nella lista dei testimoni dell'atto di trasferimento tra vivi, il nostro figura fianco a fianco al signore trovatore Guide Cavaillon. Pochi giorni più tardi, il 13 dicembre 1209, ad Aix-en-Provence, Ponzio è fra i pochissimi notabili che assistono il re nell'assegnazione in nome proprio e dell'infante Raimondo Berengario allo zio Sancho e al cugino Nuno Sancho dei porti di Aghe, Boc e Monaco. Al 3, 15 e 18 agosto 1210 risalgono degli atti fra loro collegati, illuminanti circa i rapporti di famiglia concernenti Ponce. In quei giorni a Saurimunda, che ho prima citato, filia Marie Domine de Petralata, come consiglio et laudamento ad Emari de Mosseto, suo marito, cede i diritti sui beni e sui terreni che aveva recato in dote nel 1193 a Ermengaldo di Vernet, suo primo marito e padre di Ponzio, e questi glieli restituisce in feudo e appendice delle precedenti transazioni può considerarsi la donazione l'11 aprile 1211 di un manso a Torrelles da parte di Ponzio a Saurimunda e a Demario de Mossette. Quindi i rapporti rimasero molto stretti e amichevoli, per non dire affettuosi, fra Ponzio di Vernet e la vedova del padre Saurimunda, andata poi in sposa in seconde nozze a Raimondo de Castel Rossiglione e in terze notte a Demario de Mosset. Il 24 febbraio 1211 a Perpignan Pietro II accorda agli abitanti di Villafranca di Conflent una serie di privilegi in ricompensa dei servizi prestatigli e nell'eletto corteggio di gentiluomini ammessi ad assistere alla redazione del Rogito si scopre il nostro proprio accanto ad Arnaldo di Foixà, marito di Gausberta, sorella di Saurimonda. Sempre a Perpignan il 20 maggio dello stesso anno Pietro II concede a Raimondo di Manresa il permesso di costruire un forno nella zona sud di Barcellona, chiamando a testi Ponzio di Vernette e Raimondo di Castel Rossiglione, assieme ad un ristretto gruppo di notabili. Nel frattempo, il 25 aprile 1211, Pons, cum nil morte sit certius, quamvis eius ora dubia sit, e Cupiens Deo volente visitare Sanctum Sepulcrum aveva fatto testamento. Con esso il nostro lega Deo et Domum Indice Templi di Masdeu, la sua anima, il suo corpo, il suo cavallo et armas et loricam, nonché tutto ciò che possiede a Sant'Ippolito e nel circondario. Pone altresì sotto il protettorato della stessa istituzione i suoi figli ancora in tenera età, Ermengaldo, Ponzio ed Ermessenda, con i restanti suoi beni, destinando consistenti proprietà e rendite a chiese e monasteri del Rossiglione e stabilendo adeguati indennizi a comunità e a singoli vittime delle esazioni e spoliazioni commesse nel corso delle scorribande effettuate nelle regioni del sud della Francia e della vecchia Catalogna. Dispone infine dei lasciti a favore della sorella Beatrice, di parenti, di persone care e dei poveri della zona, ordinando che in uno quoque anno, in festo annum sanctorum, 200 di loro vengano vestiti a cure e spese dei cavalieri di Masdeu, ai quali per lo scopo affida una cospicua quantità di denaro liquido.
Nel luglio 1212, come si sa, Pietro d'Aragona riportò a Las Navas de Tolosa una strepitosa vittoria sui musulmani. Lo storico quattrocentesco Pietro Tomic, nella sua compilazione sulle conquiste del re d'Aragona, portata a termine nel 1438 e fondata su precedenti opere e informazioni considerate in genere affidabili, dopo aver riferito, e il fatto è documentato e ascrivibile al novembre 1204, che Pietro, unico fra i contemporanei dinasti europei e primo nella storia dei sovrani d'Aragona, aveva ricevuto le insegne della dignità reale direttamente dal Papa a Roma, dove si era recato in compagnia di prelati e baroni aragonesi, catalani e rossiglionesi, fra cui P, c'è una P puntata nel manoscritto, P de Vernet, fa sapere che il cattolico si era presentato allo scontro con gli infedeli scortato da una trita schiera di milites rossiglionesi, fra i quali annovera l'uno vicino all'altro Aimar de Mosset, il marito di Saurimonda, cui facevo riferimento prima, William de Cabestagne, il trovatore, e P. de Vernet. Gli studiosi e gli editori moderni dell'Histories, a differenza di quelli cinquecenteschi che sulla falsariga delle iscrizioni manoscritte avevano sciolto l'abbreviazione P puntata di alcuni testimoni in peire, hanno tutti affacciato il sospetto che la forma contratta P sia in realtà da svolgere nella lezione di Ficilior Pons, atteso che in nessun documento della fine del XII secolo e degli inizi del XIII secolo compare un qualsiasi Pietro di Vernet, mentre è accertata l'esistenza nella medesima epoca di Pons ed è comprovata l'esattezza dei dati onomastici forniti per la maggior parte degli altri combattenti al fianco del monarca a Las Navas. In base alla già segnalata e verificata relazione di parentela tra Demario di Mosset, marito di Saurimonda, e Ponzio di Vernet, citati l'uno di seguito all'altro nel relato di Tomic, è tenuto conto che, come rilevato da Montserrat Cotz, Ponz è stato documentato inequivocamente l'anno anteriore e l'anno posteriore alla battaglia della Slavas in compagnia del re, anche a me pare che nel complesso alla memoria di Tomic sia da riconoscere sufficiente credibilità e che nel testo pervenuto debba restituirsi al posto di Pere de Vernet o del grafo de Vernet preceduto da una P puntata la lezione verosimilmente originaria Pons de Vernet. Nel febbraio 1213, lo si è accennato poco fa, Pons risulta testimone in un privilegio rilasciato a favore dell'Ordine del Tempio da Pietro II a Cogliure. E questo è l'ultimo atto pubblico in cui si scopre il nostro nella cerchia dei satelliti e dei fideles del sovrano iberico, deceduto il 13 settembre dello stesso anno a Muret. Non sappiamo se Ponzio seguì il suo signore nell'ultima fatale mischia, ma tutto lascia pensare che egli fosse presente in quel disgraziato giovedì nel campo di battaglia a sud di Tolosa. Da quella data, comunque, la sua vita cambiò completamente. Pur non voltando le spalle alla casa regnante, rappresentata nel Rossiglione da Nuncio Sancio, Ponzio si ritirò nei suoi feudi e lì condusse esistenza apparentemente tranquilla e rispettata, con orizzonti circoscritti e ripiegata nella realtà socio-economica locale dalla quale erano ormai escluse le scosse e le vampate sperimentate negli anni passati. Con i tratti del signorotto di provincia, calato in una statica struttura rurale, emerge dai documenti successivi a quel tragico settembre 1213. Il 29 marzo 1214 il nobiluomo Guglielmo Montesquieu fa mettere per iscritto le sue ultime volontà. Dopo aver diviso i suoi beni fra molti e svariati eredi, pone i suoi figli e le sue proprietà in potestate dei et domi milice templi et imposte preceptoris et fratum mansi dei, statuendo che i templari e i loro coadiutori vengono a loro volta assistiti e protetti da Ugo, conte d'Empuries, da Nunio Sancio, conte del Rossiglione e da Ponzio di Vernet. Il 28 ottobre 1216, Guglielmo Salner, piccolo proprietario nella zona di Torrelles, pone se stesso e ogni suo avere sub firma protezione ac defensione Domini Ponci de Verneto. Del 2 maggio 1219 è il testamento di Berengario Sifre, cavaliere di Maglioles, nei pressi sempre di Perpignan, che, malato, decide di ripartire il suo patrimonio immobiliare e immobiliare tra vari eredi.
tra cui in primis la figlia Berengaria, alla quale destina tutto ciò che detiene a Torrelles Prodomino Poncio de Verneto, salvo eius iure in omnibus. Dopo tale data non si riviene più traccia del nostro come persona ancora in vita, e signora, su quali basi Robert Vinat abbia potuto perentoriamente scrivere che egli arrivò all'estremo traguardo nel 1223, pur risultando ammissibile che abbia concluso i suoi giorni nei primi anni venti del XIII secolo. La figura di Ponzio comunque non esce completamente di scena nel periodo ora prospettato. Nel 1260 i frati domenicani Pietro di Cadireta e Bernardo del Bocco, commissari della Santa Sede nelle terre sottoposte al re d'Aragona, si fanno promotori di un processo inquisitorio nei confronti di Ponzio de Vernet, accusato post mortem d'aver frequentato e ospitato nel suo castello persone contagiate dall'eresia catara, d'essersi prosternato e d'aver pregato davanti a individui che sostenevano d'essere depositari del bene e dello Spirito Santo, di aver chiesto loro la loro benedizione e intercessione, di non essersi confessato e di non aver fatto penitenza per il peccato commesso. La procedura nel tribunale d'eccezione si conclude in brevissimo tempo con la condanna dell'inquisito. La sua salma viene esumata dal cimitero di Massedeu in cui riposava, sembrando intollerabile che giacesse in terreno consacrato, e data pubblicamente alle fiamme, affinché, ridotta in cenere, non potesse beneficiare della resurrezione nemmeno il giorno del giudizio finale, mentre i beni di cui Ponzio aveva goduto in vita vengono confiscati a profitto del tesoro reale. Con documento del 14 ottobre 1260, Giacomo I dichiara assolto da ogni macchia infamante il figlio ed erede del nostro e gli restituisce, con l'approvazione scritta degli inquisitori, le proprietà del padre dietro pagamento di 22.000 soldi melgorienzi, una somma enorme per quei tempi, che Ponzio IV di Vernet, pur di recuperare la dignitas e la reputazione perdute, si impegna subito a raccogliere, vendendo e svendendo, i possedimenti della famiglia, al punto di ridursi senza più alcuna tenure nel Rossiglione e da ritirarsi nella contea di Empuries, portando all'estremo limite una parabola che fino a pochi decenni prima nessuno avrebbe previsto per un casato così antico e stimato. Al termine di questa forse troppo lunga rassegna documentaria, torna utile esporre qualche riflessione sulla personalità sommariamente delineata, estraendo dai crudi dati elencati qualche elemento valido ad allargare la prospettiva e a penetrare meglio nella humus politica, sociale, ideologica, religiosa, economica, culturale delle regioni a cavallo dei Pirenei al passaggio dal XII al XIII secolo, cercando altresì di sciogliere almeno alcuni dei nodi relativi all'apparentemente contraddittorio modus vivendi di Ponzio. Per ragioni di tempo mi soffermerò su alcuni punti soltanto di parvente incoerenza nella condotta del nostro. Quasi all'inizio del mio discorso ho segnalato come uno dei primi atti compiuti da Ponzio, quando stava per aggregarsi con stabilità alla comitiva di Pietro II d'Aragona, sia stato il giuramento prestato l'1 aprile 1198 di rispettare e far rispettare gli statuti di pace e tregua emanati dal sovrano. Ho altresì informato come il giovane signore rossiglionese sia stato presente il 9 giugno 1200 a Barcellona, allorché il cattolico promulgò nuove norme ut pax et tregua instituatur et nefanda raptorum et predonum audacia exterminetur, e ne abbia ancora una volta promesso solennemente l'osservanza. È necessario, per inquadrare il problema, preliminarmente ricordare che il XII secolo è da includere nell'età della cosiddetta anarchia feudale. Fu un'epoca di cambiamenti istituzionali e sociali profondi, generatori di disordini, tensioni, conflitti, usurpazioni, in gran parte determinati dal fatto che ci si muoveva in stateless society, in una realtà segnata e percorsa da agitazioni, contenziones, rapine, incursioni, occupazioni illecite, distruzioni provocate in via primaria proprio da quei membri della casta cavalleresca che teoricamente avrebbero dovuto difendere gli assetti costituiti e impedire gli arbitri e le violenze.
Fin dagli inizi del secondo millennio, la preoccupazione del soffocamento dei soprusi, delle prepotenze, delle intimidazioni, aveva agitato le coscienze più responsabili e aveva trovato in prima linea la Chiesa, in varie zone d'Europa, vittima principale delle vessazioni, delle scorrerie, delle brutalità di armati privi di scrupoli e freni morali. Nel sud della Francia, in Catalogna, l'orrore delle sopraffazioni e il bisogno di sicurezza si fecero sentire soprattutto nell'ultimo terzo del cento e fra gli aristocratici più altolocati a dare l'esempio di nuovi intendimenti pacifisti e disciplinatori fu Alfonso II d'Aragona, che nel 1173 impose nei suoi domini severe norme tese a ristabilire l'ordine pubblico e a salvaguardare il quieto vivere dei singoli e delle comunità. Le iniziative locali per la pace e tregua trovarono l'approvazione e il sostegno del sovrano e del suo successore Pietro, interessati, fra l'altro, a ridurre l'arroganza e la forza dei magnati e ad espandere e far accettare il loro ruolo di supremi garanti della giustizia e dei buoni costumi, di stabilitores et auctores del benessere pubblico. Homines pacis o paciari, una specie di cavalieri gendarmi voluti e stipendiati dal dinasta e alle dipendenze dirette dei suoi luogotenenti e vicari, percorrevano l'Aragona, la Catalogna, il Rossiglione per sorvegliare la mala gente, riportare i facinorosi e gli effractores all'onesta vita, imporre l'obbedientiam secundum preceptum domini regis. Orbene, se si rilegge il testamento di Pons de Vernette, cui prima si è accennato, non si può non restare colpiti dalla innumerevole serie confessata di azioni di brigantaggio, di cavalcatas, di malefacta, di angherie commesse ai danni di singoli, istituzioni religiose e consociazioni civili. E non si può fare a meno di chiedersi come tale comportamento fosse tollerato e compatibile con gli impegni giurati a osservare e far osservare il diritto, la quiete, la concordia, il rispetto verso il prossimo che i dinasti catalani a più riprese prescrissero e si sforzarono con l'aiuto dei più stretti collaboratori di applicare e inculcare. Una possibile risposta è che quando Ponzio dettò il suo testamento aveva da poco superato l'età della Juventus e nel denunziare le prevaricazioni e i saccheggi commessi si riferiva ad uno stadio della sua vita tradizionalmente e generalmente caratterizzato per gli appartenenti alle classi sociali più elevate da turbolenze, instabilità, costumi liberi, dalla coesistenza di una condizione cavalleresca sotto il profilo formale e di una forte tendenza alla trasgressione delle norme costituite sotto quello sostanziale. In un amalgama sociale contraddittorio e dilacerato, quale quello in cui egli mosse i primi passi dopo aver ricevuto le armi e ottenuto la vestizione di cavaliere, si configurava normale, benché inquietante, il connubio miles predo, la dialettica tra spirito di aggressione e di non aggressione, l'antinomia fra difesa e violazione della giustizia, e non raro era lo scambio dei ruoli nella stessa persona. L'andare errando in cerca di avventura, le aggregazioni in un branco, in una masnada, le cavalcate, costituivano del resto agli occhi di una parte considerevole del ceto nobiliare momenti importanti nella crescita dei giovani, un completamento della loro formazione virile, un tirocinio preparatorio alle imprese belliche, una prova necessaria di ardimen e di fortitudo. L'idea di dinamismo, entusiasmo, confusione, dissennatezza, imprevedibilità che accompagnava l'evocazione dei giovani era peraltro quasi sempre bilanciata dalla nozione di coraggio, generosità, garbo, gentilezza, bontà, amore che a loro sembrava connaturata. Nel sistema delle virtù cortigiane veniva abitualmente e facilmente superato il dualismo tra delicato dompnei e prepotente brigantaggio, tra servir dentro e robar fuori della corte, tra atavico costume guerriero e nuovi imperativi etici. I due modi di comportarsi erano percepiti come distinti, ma assimilabili e accettabili. Apparivano aspetti diversi di uno stesso modello mentale e culturale, si prospettavano come qualità inscindibili di un medesimo tipo antropo-sociologico.
Va aggiunto che, come rilevato da Georges Duby, i primi sinodi e concili in cui si dibatté il tema della pace non avevano negato il diritto di combattere ai milites, avevano sì condannato i saccheggi e le violenze a danno della moltitudo in Hermis Vulgi, ma avevano ammesso le esazioni riscosse regolarmente e le ammende correttamente imposte. Avevano sì proclamato che la guerra era fonte di peccato, ma avevano anche riconosciuto la liceità di difendersi, pure preventivamente, dalle minacce, di affrontare e assalire i nemici, di opporsi all'occorrenza con le armi a quanti costituivano ostacolo in civilibus negotiis. Alla fine del XII e agli inizi del XIII secolo, poi, i milites erano spinti a intraprendere la strada della conversio che non li disarmava, ma che anzi consentiva loro di mantenere i loro originari connotati professionali e a coniugare guerra, vita pubblica e testimonianza cristiana. Gli sbocchi aperti e incoraggiati erano la partecipazione alla crociata per liberare i luoghi santi o l'ingresso in un ordine religioso militare. Entrambe le soluzioni rappresentavano la palinodia e comportavano l'azzeramento dei crimini in precedenza consumati e riscattavano chi aveva derogato dalle norme morali e o regge e dal sacramentum della cavalleria. Sotto il segno della consapevolezza degli errori commessi, della volontà di cambiare registro e assolvere penitenza, di rispondere agli impegni giurati dinanzi al re, col superamento definitivo delle contraddizioni e delle difficoltà pratiche a obbedire in toto ai precetti delle autorità sovrastanti, sono pertanto da interpretare l'offerta anime et corporis di Pons de Vernet alla Santa Milizia e la sua richiesta di integrarsi alla Casa Templare di Massedeo. Ma c'è un'altra aporia che attende ad essere discussa e risolta. La sopra segnalata decisione del nostro di terminare i suoi giorni tra le rassicuranti fila dei fratelli dell'Ordine del Tempio di Salomone, prima facie collide con l'attività svolta nel secolo e anteriormente e successivamente alla scelta di accostarsi ai Milites Christi. La frequentazione di Pietro II, De prez coronats sobrauteres reis, campione dei valori cortesi, appassionato di spettacoli leggeri, di intrattenimenti allegri e istrioneschi, visti come valvole di sfogo delle tensioni quotidiane, continuamente disposto alla celebrazione dei riti cavallereschi con tornei, giostre, recite, illimitatamente dadivoso con chi otteneva il suo apprezzamento, solito circondarsi di una folla di trovatori giullari, di propagadores de ideas in grado di svolgere campagne di propaganda a suo favore e di procurargli consensi e simpatie, è impensabile che non abbia condizionato l'art de vivre di Ponzio, che non lo abbia spinto a provare personalmente delight in conversation and companionship, che non abbia contribuito ad accentuare la sua familiarità con le lettere e la sua simpatia per le scienze eloquendi e le artes dictandi e versificandi, che non gli abbia fatto acquisire consapevolezza dell'importanza delle qualità curiali anche come requisiti indispensabili per l'aggregazione fra gli elementi dell'ingroup che aveva il privilegio di seguire la persona e i disegni del sovrano e che dalla partecipazione alla vita di corte traeva un senso di distinzione, di differenza, di superiorità rispetto agli altri. Non va dimenticato che l'educazione scolastica e intellettuale costituiva un'ambizione concreta e diffusa nella società catalana e rossiglionese del XII secolo, che la maggior parte dei giovani aristocratici di quelle regioni sapeva leggere e scrivere in volgare e spesso anche in latino, che la cultura si andava sempre più secolarizzando al passaggio dal 100 al 200, che l'interesse per le lettere fu una costante non solo fra i monarchi, ma anche tra i rappresentanti dell'oligarchia locale, che la cortesia aveva come elementi determinanti e caratterizzanti l'uso della parola appropriata ed elegante, nonché una letteratura di tipo pragmatique, che non escludeva, anzi incoraggiava, la produzione di scritti dilettanteschi per opera di artisti d'eccezione che componevano per spasso proprio e della cerchia di amateur entro cui si muovevano.
una spia della particolare sensibilità di Pons de Vernet verso gli individui dotati di inventiva personale e di capacità mediali, istruiti in moribus et consuetudinibus bonis, ideatori interpreti di esternazioni eutrapeliche, intendante plaisir e procuratori di solazze, si rinviene, a mio avviso, nella concezione in feudum di un feudum al trovatore Berenguer de Palassol. Secondo la sua vita, Paubres Cavaliers, Massa Dreich e Tezegnaz, sprovvisto di sufficienti e autonome risorse economiche, ma sicuramente esperto nella scienza ludorum, cantore di Maria di Petralada, madre della Sorimonda sposata in terze nozze da Ermengaldo di Vernette, e quindi legato da speciali rapporti al clan familiare cui apparteneva Pons. Oggetto non casuale di mecenatismo e di deliberata promozione per suo tramite della poesia trobadoresca, con conseguente innalzamento del prestigio di chi dimostrava tanta liberalità e ad ulteriore conferma dell'importanza del nesso iniziale fra ceto aristocratico e ideali cortesi messo in evidenza dal presidente di questa sessione, Stefano Asperti. Non può passare sotto silenzio poi il rapporto di conoscenza che i documenti configurano di Pons con alcuni degli esponenti più in vista e accreditati della classe aristocratica e intellettuale meridionale a cavallo del 1200. I contatti accertati con Huguette de Mataplana, William de Cabestagne, Garzenda di Sabranne, Mire Cavaillon, attori protagonisti della scena letteraria e lirica occitana, fanno correre la mente verso spazi sociali che erano ad un tempo politico-amministrativi e ludico-conviviali, verso centri come Aix-en-Provence e Barcellona e apparati ove si mettevano da parte, si mascheravano e si sublimavano in una dimensione diversa le angustie, i conflitti, le manchevolezze dell'esistenza quotidiana, ove si respirava voglia di acculturazione e di cognizioni libresche, ove cortesia e sapere si mescolavano inestricabilmente, ove si stabilivano in una sorte comunione dalla distinzione, legami destinati a mantenersi fuori dell'aula tra persone unite da identici rapporti di attesa, da identici orizzonti di attesa. In tali luoghi di incontro la poesia assolveva funzioni estetiche ed extraestetiche. Pressante era la domanda di oggetti culturali, forti risultavano il fascino dell'inchiostro e l'attrattiva esercitata dai dispensatori di giocondità che con i loro recitals facevano apprezzare non solo le locuzio, ma pure il decorum, l'eleganza, l'urbanitas, e riservavano un posto rilevante alla fine amor, presentata non come esperienza individuale, isolata e irripetibile, bensì come palestra civilizzatrice per tutti, gioco educativo e disciplinatore, carico di conseguenze sul piano delle relazioni intersoggettive e delle stratificazioni, degli slittamenti, delle imbricazioni delle strutture materiali. Significativo circa la collocazione in simile consorteria di Pons de Vernet si rivela l'accenno a lui che si trova nel testo didattico narrativo A Brillizia di Raymond Vidal de Besalú. In questa operetta, composta nella prima decade del 200, l'autore, per bocca di un finto giullare, rievoca con nostalgia i tempi felici in cui i signori brillavano per opulenza e generosità e indica come esempio positivo di ospitalità, elevatezza di modi e magnificenza al Vernet un Ponson Guy. L'aggettivo che qualifica il nostro era portatore di un valore speciale nel vocabolario cortese. Apparteneva all'area semantica distintiva delle disposizioni di spirito richieste al cavaliere intenzionato a ottenere le grazie della dama amata e corrispondeva non tanto a Gaio, quanto a spigliato, affabile, arguto, estroso, ameno, gaudente, iniziato all'arte della comunicazione e appassionato delle manifestazioni festive. Tutti i contrassegni di indole socievole e godereccia che sulle prime contrastano con i costumi, le propensioni e le pratiche di vita di chi consacra il proprio corpo e la propria anima al Tempio. In realtà però, a leggere bene il documento del 25 aprile 1211, ci si accorge che in quella data Pons de Vernet volle aprirsi il cammino verso un più rassicurante avvenire in terra e in cielo con una
dedicatio personalis che non era né una conversione né una professione, ma soltanto una dichiarazione di intenti, un propositum di legarsi all'ordine, che non comportava alcuna rinuncia al proprio stato laicale o obbligo di osservare la regola, e significava unicamente che egli aveva deciso di aderire alla Societas religioso militare, di porre sé, i suoi figli, ancora minorenni, e i suoi beni in potestate Dei et Domus Milice Templi et Magistri Milice et Preceptoris Domi Mansi Dei, come frator coniugatus, non diversamente da quanto aveva fatto il padre Ermengaldo nel marzo 1183. L'autotradizione, che può considerarsi un accesso ad una sorta di terzo ordine, implicava solo il voto di obbedienza e non quello di povertà né quello di castità, e, lasciando dischiusa la porta di un'integrazione definitiva, se e quando il soggetto interessato ne avesse avuto desiderio, dava luogo ad un'immediata e permanente protezione, con benefici di natura tanto materiale che spirituale. La remissione dei peccati, la salvezza dell'anima e il diritto di sepoltura nei cimiteri dell'ordine erano in genere compensati, come nel caso di Ponzio, da una donazione o da un lascito più o meno generoso che assomigliava ad una specie di contratto di amicizia e si configurava più come un'associazione alla comunità che come una separazione dal mondo. Torna utile ricordare che il Medioevo fu l'epoca dei legami personali di subordinazione e accomandigia tra individui, della commendatio, del patrocinium che uomini liberi cercavano presso i potentes, sotto il cui ombrello si rifugiavano per salvaguardarsi dalle malizie e dalle sopraffazioni in una realtà tutt'altro che irenica. Latuizio, l'amicizia feudale perdurante anche oltre la vita, erano nozioni senza equivalenti nella società odierna, costituivano relazioni positive tra componenti della collettività che accettavano la logica dello scambio di aiuti e favori e credevano nella civile convivenza, nella onestas, nel rispetto degli altri. La fratellanza negli ordini monastici e militari non era altro che una trasformazione e una sublimazione dell'amicizia intesa nel senso sopra accennato, e rispondeva fondamentalmente ad una paura diffusa e del secolo e dell'aldilà che veniva esorcizzata proprio unendosi in sodalizi religiosi, semireligiosi o parareligiosi, aventi come denominatore comune il bisogno anelito di pace e di fortuna nella città terrena e in quella di Dio. E con tali valori e tali timori, con l'istintivo panico della morte, generalizzato a tutti i livelli della società del 100 e del 200, con l'inesausta ricerca di un riparo, di un'assistenza per il momento del trapasso supremo, con il conseguente facile attecchimento di forme ambigue e periferiche di religiosità, si possono forse spiegare pure l'accusa di eresia e la condanna post mortem che il nostro si attirò e che attendono ancora di essere messe a confronto e quadrate con i restanti dati relativi alla sua personalità. È vero che alla fine del XII secolo la contea di Foix, il Rossiglione e la Catalogna nord-occidentale erano aree di reclutamento attivo degli eretici catari, i quali potevano contare, oltre che sulla simpatia dei ceti popolari, su quella delle famiglie aristocratiche locali, soprattutto del piccolo e medio patriziato. Ma non si può più sostenere con Jordi Ventura che la maggioria del Spobles del Pirineus, Occitans e Catalans, eren adeptos del catarismo, e per quanto più da vicino ci interessa, che la maggioria del Signors Rossiglionesos erano Reges. Più equilibrata e condivisibile appare l'opinione di chi, specialmente negli ultimi tempi, ha asserito che nelle regioni sopra menzionate, agli inizi del 200, valdesi e cateri costituivano una minoranza numericamente poco rilevante, anche se in crescita. Non si può negare che uno dei primi provvedimenti presi dal giovane re Pietro II sia stato la promulgazione nel febbraio 1198 a Girona dell'editto imponente a tutti i prelati, signori, magistrati civili e militari dei suoi domini di perseguire con ogni energia e di espellere dalle loro terre prima dell'imminente domenica di Passione valdenses
et omnes alios hereticos, tanquam inimicos crucis Christi Christianeque fidei. Ma in tale decreto non va avvistata, come è stato fatto, una prova del pandemico dilagare dei deviati a recta fide, bensì un importante segnale premonitorio degli intenti del sovrano di presentarsi il pontefice come affidabile garante e campione della religione cattolica e di conquistarsi l'appoggio della Santa Sede per le operazioni di rafforzamento politico e di ampliamento della sfera di influenza in programma nella penisola iberica e nello scacchiere ultrapirenaico e mediterraneo. Si sa che quando ci si occupa di eresia medievale ci si trova dinanzi a un buco nero nel quale si rischia di perdersi perché i margini di differenza fra ortodossia ed eterodossia erano molto stretti ed esteriormente non si coglievano grosse divergenze nei modi di porsi nel mondo e di vivere il messaggio cristiano fra credenti latini e buoni uomini e salbigesi, accomunati da uguali valori e precetti basati sui medesimi libri sacri, in particolare sui Vangeli, da un'identica spiritualità traente origine da una stessa religio e tesa verso condivise aspirazioni di buona fine. Soprattutto le persone più colluse con il movimento eterodosso prestavano attenzione ad occultare le proprie idee e i propri sentimenti, a passare inosservate agli occhi dei rappresentanti della usurpatrice Chiesa di Roma, a mimetizzarsi per evitare problemi con gli intolleranti gestori della casa terrena del Signore, a farsi riconoscere dai compagni di fede attraverso un sofisticato sistema di signa, ammiccamenti, messaggi trascendenti il comunicato primo ed esplicito e percepibili solo da destinatari abituati a chercher più loin che la significazione immediata, consci che what was said was only intelligible through what could not be said. È noto d'altronde che i catari si sentivano e si proclamavano buoni e veri cristiani. Non si consideravano affatto tralignatori e sovversivi, erano in massima parte alieni dagli approfondimenti teologali, apparivano anzi pervasi dal desiderio di forme devozionali più semplici e dirette di quelle costruite e divulgate dalla Curia Romana, propugnavano un ritorno all'innocenza della Chiesa primitiva, non si proponevano di sconvolgere e nemmeno di trasformare le strutture politiche e sociali esistenti, miravano a modificare non tanto i principi dottrinali quanto le pratiche vigenti all'interno di un sistema religioso centralizzatore, integralista e totalitario, preoccupato di reprimere ogni espressione di dissenso o di dubbio. Occorre distinguere con cura di volta in volta tra engagement e dégagement, tra rifiuto dei principi teologici e generica protesta antidogmatica e anticlericale, fra coscienza, due pagine, posso? Fra coscienza critica nei confronti dell'insegnamento della grande Chiesa, o degli elementi di culto tradizionale e il rifiuto degli organismi e degli apparati confessionali, tenendo presente che la voglia di riforma e catarsi o l'insoddisfazione per il magistero e l'operato dei ministri del sacro molte volte non aveva niente a che fare con la questione religiosa stricto sensu e che attorno al nucleo di eretici veri e propri c'era un alone multicolore, un esercito proteiforme e variopinto di fautori e ricettatori, simpatizzanti, amici personali, occasionali compagni di strada, agnostici, scettici, tiepidi, erranti per esigenze o convenienze pratiche, persone che vivevano ora consapevolmente, ora inconsapevolmente, sulla linea di confine tra l'alea ereticale e il mondo teocratico dominante. Nel caso di Ponce de Vernet, l'accusa mossagli dagli inquisitori antiereticali, antisignorili, d'aver ricevuto e dato ospitalità nella sua dimora a settari catari, d'essersi con loro intrattenuto in conversazione e di aver chiesto la loro benedizione, di averli trattati con riverenza e congedati mostrando simpatia ed amichevolezza, rientra fra quegli addebiti che oggi farebbero sorridere per l'irrilevanza penale, ma che nel XIII secolo, epoca in cui l'ortoprassi prevaleva sull'ortodossia, produceva gravissimi problemi e severe punizioni, perché non era ammessa una netta conversazione con depravati e malfamè,
Si perdeva la buona reputazione se si concedeva loro caritatevole accoglienza. Si commetteva tradimento degli interessi della collettività quando si prestava ascolto ai morali apostoli di Satana che pretendevano di indicare la via della verità. Si provocava una veemenza e suspicio con conseguente debita animadversio se si rivendicava un'esperienza religiosa non conformista e si dava adito a perplessità circa le propensioni in materia di fede. Io non intendo riaprire il giudizio nei confronti di Ponzio, adottando un metro più liberale, e mi limito a ricordare che secondo le procedure in vigore nei tribunali ecclesiastici del tempo, il dubbio portava non all'assoluzione, bensì alla condanna, che soprattutto quando ci si occupava di una persona che con il signore Rossiglionese era solita intrattenere vaste relazioni sociali e si mostrava generosa e ben disposta indistintamente verso tutti coloro che l'avvicinavano, si presentava non facile a troppo zelanti fondamentalisti distinguere fra cortesia ed eresia, discernere quanto era ascrivibile a semplice buona creanza e senso d'ospitalità, a sporadici, casuali e inconsapevoli contatti, dalla ricercata frequentazione di individui che nell'intimo dissentivano dal complesso nozionale e devozionale tramandato dal clero cattolico. Non posso però fare a meno di osservare che Ponzio de Vernetta era strettamente legato a Pietro II d'Aragona, intransigente ed interessato persecutore degli eretici ed attento a non circondarsi di collaboratori che potessero recare nocumento all'immagine di sé che desiderava offrire agli interpreti e garanti ufficiali del Verbo cristiano. E giova tenere a mente che il nostro, con molta probabilità, accompagnò a Roma il sovrano in occasione della sua solenne incoronazione e fece parte del seguito ammesso nelle stanze pontificie. Giova ricordare ancora che gli eretici erano percepiti come macchiati del crimine lese maiestatis, il quale si configurava come una grave mancanza non solo nei confronti della maestà divina, ma pure delle autorità spirituali e temporali incaricate di mantenere gli assetti costituiti e il sacro ordine, che non dovevano essere contestati né con pensieri, né con parole, né con azioni che potessero cagionare turbamenti. Non bisogna dimenticare che il dinasta definito il cattolico mostrò a più riprese benevolenza verso Ponzio, con concrete gratifiche materiali, non perché voleva dargli, come insinuato, una copertura giuridica, ideologica e morale, ma presumibilmente perché al contrario non scorgeva nei suoi comportamenti, nelle sue credenze e pratiche religiose, nella sua rete di rapporti personali, nulla di equivoco o delittuoso. È altresì da considerare che gli uomini del Medioevo vivevano con la paura costante della morte, con la preoccupazione della salvezza, con la speranza di veder riconosciuti i propri meriti grazie a più o meno cospicui lasciti al clero e ai poveri. Riesce difficile credere che dopo aver documentatamente espresso il desiderio di recarsi in pellegrinaggio al Santo Sepolcro, dopo aver disposto nel testamento numerosi legati a istituzioni ecclesiastiche e a sventurati della sua regione, Ponzio abbia omesso di confessarsi ad un prete o ad un monaco di sua conoscenza, come denunciato dagli inquisitori, e non abbia ricercato l'estremunzione. Non bisogna poi dimenticare che il nostro aveva senza problemi né opposizioni aderito all'ordine templare che, come si sa, costituiva la milizia ecclesie romane, dipendeva direttamente dal Papa, detestato dagli eretici, aveva a suo emblema quella croce che i dissidenti cateri si rifiutavano di riconoscere e venerare quale strumento della passione, giacché non ammettevano la natura umana di Cristo e la realtà del suo corpo. E da aggiungere pure, tra i possibili elementi a discarico, che l'eresia era universalmente giudicata un attentato alla pace di Dio, fonte di sconvolgimento dell'establishment civile e religioso, che Ponzio era chiamato a difendere sia come ausiliare di Pietro II, sia come affiliato all'ordine del Tempio di Salomone. Si potrebbero addurre, per amore di giustizia, altri segnali di incolpevolezza, ad esempio il fatto che ai settatori catari era imposto il divieto di giurare, mentre Ponzio de Vernetta risulta essersi più volte pubblicamente obbligato con promessa solenne, invocando il nome di Dio a garanzia dei suoi impegni. O la circostanza che, a differenza degli amici di Dio contrari per principio al matrimonio, il nostro prese regolarmente moglie e invece di astenersi, secondo le direttive ereticali, dalla procreazione, mise al mondo almeno 3 figli, ma, come detto,
Non aspiro a costituire con spirito di detective un nuovo dossier giudiziale per arrivare ad una riforma della sentenza comminata. Mi basta aver richiamato l'attenzione su un fantasma poco e male conosciuto, che da troppo tempo aspetta di uscire dallo stato puramente nominale e di vedersi restituiti legittimi e credibili connotati umani e culturali. Ora che sono stati schizzati accettabili identikit per la maggior parte dei responsabili delle orditure liriche in lingua doc rimaste, è giunto il momento per arrivare ad una migliore definizione della scena in cui naturarono tante concrezioni versuali, di prendere in considerazione e sottoporre a più serrate indagini i nuclei propulsori attorno ai quali si sviluppò e si affinò l'arte della parola e della composizione poetica. Le cellule di una socialità esercitata a dare senso ad organismi scritturali da essa inseparabili o altrimenti incomprensibili. Grazie anche ai lavori della Meneghetti si è andata sempre più affermando la convinzione che specialmente per una letteratura quale quella trobadorica altamente comunitaria non si può più prescindere dall'analisi minuta del contesto, dallo studio dei focolai di creatività artistica, dei luoghi, degli stimoli e delle occasioni di invenzione, delle logiche di gradimento e successo delle recite poetico-musicali. Occorre ricucire gli strappi nella tela di connessione alla realtà circostante degli orditi scampati a secolari intemperie, mettere in pratica un'idonea strategia conoscitiva del retroterra socioculturale, delle finalità extraestetiche, degli intrighi, delle convenienze che hanno pesato sull'elaborazione dei testi pervenuti, relare questi agli orizzonti di attesa, alle forme immaginative, al sistema valorativo, ai modelli, ai simboli, agli stili di vita dell'epoca in cui vennero alla luce. Nell'Occitania dei secoli XII e XIII esisteva una letterarietà diffusa, non soltanto nelle corti principali, bensì pure nei siti nobiliari più modesti e appartati si poteva disporre di infrastrutture e condizioni atte alla creazione, alla performance e alla fruizione delle compilazioni in versi e in musica. Non bisogna rinunciare ad abbracciare la totalità del campo letterario, che, giova ribadirlo, è costituito di autori, testi e contesti, perché sospendere anche parzialmente le informazioni significa sottrarre elementi importanti all'impalcatura che fa da supporto alla prospettiva culturale, precludere efficienti insights e comprimere le possibilità di giudizio. Attraverso esempi rivelatori, come quello costituito da Ponce de Vernet, membro dell'entourage di Pietro II d'Aragona, partecipe attivo della brillantissima vita mondano-culturale ruotante attorno al sovrano e per proprio conto generoso anfitrione e sovvenzionatore di produttori e interpreti dei pezzi lirici in lingua ad hoc, avvalendosi di bagliori oggi lontani e confusi, ma che auspicabile diventino più chiari e vicini, si riuscirà forse a rendere più intelligibili e trasparenti fenomeni, mentalità, aspettative, utopie, alienazioni, insomma quei dati che servono a capire il quadro del mondo e lo spirito del tempo e a stendere più affidabili mappe esplicative della civiltà medievale ed espressione occitana. Nel sollecitare ed incoraggiare ulteriori escursioni e verifiche, mi piace ricordare l'avvertenza che Shakespeare, nella Mileto, pone in bocca al protagonista alla fine del primo atto. Ci sono più cose da scoprire in terra e in cielo, Orazio, di quante se ne possono fantasticare nei sogni della vostra filosofia. Grazie. Sobre la chanson de la croisade della professora Regen. Ara, 10 minuti di pausa e després passem avant de les 6, tot de seguita a la presentació per part del dottor Beltrán del projecte i de Tomàs Martínez Romero del projecte de Corpus de Troubadours patrocinat per l'Institut d'Estudis Catalans i l'Unió Acadèmica Internacional. La darrera part de la secció de la tarda i els responsables del projecte ens parlaran del projecte de l'avançament del projecte del Corpus de Troubadours que està ara
ospitati per l'Istituto di Studi Catalans. È un antico progetto della Unione Accademica Internazionale che ha cominciato agli anni 60, amber al dottor Ramon Serra Alesores, segretario perpetual, crec, dell'Istituto di Studi Catalans, come presidente internazionale, fa molto gusto essere qui a Barcellona a vedere come a che progetto ha procedito. Chi comincia? Fernando. Bé, bona tarda. Com que ja el dia ha estat dens, amb moltes emocions, farem una breu, primerament una breu història de què ha estat el projecte, com ha estat el projecte fins avui, i a la segona part el que farem serà veure per dins com és el Corpus dels Trobadors i sobretot la pàgina web del Corpus dels Trobadors. Bé, com ha dit Stefano Esperti, hi ha una etapa fundacional. Així? Sí. Hi ha una etapa fundacional, que és l'etapa que, a partir del 1962, amb el doctor Ramon Aramon i Serra, que després, posteriorment, amb el professor Aurelio Roncalla, consoliden internacionalment el projecte de la Unió Acadèmica Internacional, el projecte Corpus dels Trobadors. Aquesta, durant molts anys, el professor Aurelio Roncalla doncs, va ser, d'alguna manera, l'ànima del projecte a l'empara de la Unió Acadèmica Internacional, durant molts anys. Darrerament hi ha una etapa de continuació amb el professor Alberto Bárbaro, durant uns anys. Cal recordar que la relació del doctor Aramon i Serra i la Unió Acadèmica Internacional amb l'Institut d'Estudis Catalans té una raó de ser, i la raó de ser és que durant anys l'erudició catalana doncs, també va aportar les seues contribucions a la recerca, a la investigació d'aquest àmbit dels trobadors. Solament cal dir, per exemple, aquests quatre grans investigadors amb les seues corresponents obres, Milany Fontanals, de los trobadores en Espanya, en 1861, Massó Torrents, la cançó provençal a la literatura catalana, en 1923, el doctor Martí de Riquer, del qual s'ha parlat, ja sabem, fa ben recentment mort, los trobadores Història, Literària i Textos, 1975, i finalment Pere Boigas, Lírica trobadoresca del segle XV del 1988. Per això mateix, per la tradició d'estudis a casa nostra i per l'impuls inicial fonamental d'Aramon davant els problemes d'organització que en els darrers anys patia el Corpus dels Trobadors, la Unió Acadèmica Internacional encarregà a l'Institut d'Estudis Catalans la continuació del projecte i la formació d'un comitè que el gestionés, apel·lant d'aquesta manera a les vinculacions històriques i acadèmiques entre ambdues entitats. Després d'uns mesos de converses i de contactes previs, aquest comitè català de gestió fou constituït a les darreries del 2007 i actualment està format per els professors Antoni Riera, Josep Guitart, Isabel de Riquer, Albert Hauf i Germà Colón, i els directors coordinadors, que som aquí, Vicenç Beltrán Pepió i Tomàs Martínez Romero. Amb aquesta composició s'hi volia aconseguir la necessària presència de filòlegs estrictes, medievalistes i historiadors de la literatura, juntament amb representants de l'Institut a la Unió Acadèmica Internacional. Evidentment, el comitè assumia i partia d'una feina ja feta i d'un passat modèlic, representat per Roncalla i la romanística italiana i europea. L'objectiu fundacional del Corpus era, ara fa 50 anys, oferir una edició fiable del conjunt de la producció trobadoresca.
Per aconseguir-ho, hom considerà prioritària aleshores l'edició de l'obra de cadascun dels trobadors i l'anàlisi dels autors i de les composicions. Es tracta d'un desideràtum al qual, per bé que s'hi ha avançat molt, encara no s'hi ha arribat, per la qual cosa hi convé perseverar. Sense renunciar, doncs, als seus fonaments, com no podia ser d'altra manera, el comitè ha proposat també altres possibles punts d'interès i tasques futures, entre les quals l'inici d'un pla d'edició i estudi dels trobadors catalans, en què s'incloguen, naturalment, temes relacionats amb els àmbits socials, polítics, literaris, lingüístics, de la lírica trobadoresca a Catalunya i la transmissió de la cultura trobadoresca a través dels cançoners copiats a Catalunya. En aquest sentit, i ultra les manifestacions literàries vinculades al consistori tolosà, és la tradició catalana la que manté fins al començament del segle XV pervivències d'aquesta lírica visibles perfectament en el cançoner Vega Aguiló, per exemple. A més d'aquesta nova línia, el comitè ha optat també per obrir les portes a altres vies d'apropament a la cultura i al món dels trobadors, d'acord amb les noves tecnologies de treball i a l'interès actual per altres enfocaments i àmbits d'estudi. De fet, el problema que des del principi el comitè de gestió va veure és que el projecte estava molt bé l'any 62, els objectius estaven molt clars l'any 62, però aquests objectius, amb les noves tecnologies, calia avançar-los, calia fer un pas més endavant i ampliar-lo a les noves tecnologies, però també, diríem, al territori al qual pertanyia el corpus o havia de rebre el corpus, que era el territori català. Per tant, diríem, aquestes dues qüestions, diríem, l'ampliació al territori català, l'ampliació a altres temes i l'ampliació metodològica i l'ampliació a altres mitjans, com podia ser la pàgina web, era una qüestió prioritària. No es podia perdre tampoc l'oportunitat de donar-hi entrada a medievalistes i historiadors de les literatures europees d'aquella època, atès que la cultura trobadoresca es considera un dels elements identitaris històrics del tarannà europeu. Les anàlisis comparatives rigoroses aportaran, sens dubte, nous punts de reflexió. Quines són les prioritats del projecte Corpus dels Trobadors a dia d'avui? Primer, servir de punt de referència d'estudis i projectes. És una qüestió importantíssima. Nosaltres, en principi, no volem, mai hem volgut, contribuir a la competitivitat entre grups d'investigació, sinó tot el contrari. És a dir, per a nosaltres el projecte Corpus dels Trobadors significava d'alguna manera un punt de referència per a els estudiosos italians, els estudiosos francesos, els estudiosos espanyols, i per tant el projecte al si de l'Institut d'Estudis Catalans havia d'aixoplugar tot això. A més, d'incentivar iniciatives i dinamitzar l'edició i la recerca. Per tant, des d'aquest punt de vista, diríem, i sintetitzant, el Corpus dels Trobadors pretén bàsicament tres camps de treball. Primer, servir de punt de trobada dels estudis i dels projectes relacionats amb les matèries objecte del projecte. Incentivar iniciatives i aixoplugar grups d'investigació o investigadors. En aquests punts és evident que cal mencionar, per exemple, projectes com el Rialto, que està des de fa anys portat endavant a Itàlia i, per tant, punt de referència també. Dinamitzar l'edició i la recerca sobre els trobadors catalans i la pervivència trobadoresca, l'estudi dels cançoners i de la transmissió poètica, segons els mètodes clàssics o els més innovadors. Actuar d'intermediari entre els grups d'investigació internacionals i la Unió Acadèmica Internacional. Dos,
proposar i promocionar la publicació dels resultats de les recerques pròpies i d'altres investigadors en la col·lecció impulsada pel projecte o en altres editorials. El projecte ha fet una coedició amb Edicions del Galuzzo, del qual portem ja tres volums editats, són aquests. Simone Ventura, llibre de totes les naturals, del 2010, Magdalena León, el cançoner provençal C, del 2012, i Vicenç Beltrán, en Edicions de l'Orso, la creació d'una llengua poètica a los trobadores entre oralitat i escritura. I ja, a més, molt recentment, el llibre de Meritxell Simó, Jaume Massó Torrents, la cançó provençal en la literatura catalana 100 anys després. Segon objectiu, proposar i promocionar la publicació dels resultats de les recerques pròpies i d'altres investigadors. En la col·lecció impulsada pel projecte o en altres editorials. Una premissa bàsica i inqüestionable del projecte és l'acceptació dels treballs de procedència externa i la col·laboració amb altres equips de recerca. Tornem a insistir. És molt important per al projecte Corpus dels Trobadors que el projecte no sigui un projecte únicament de Catalunya, no sigui un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans, sinó un projecte de gran abast. Fem una crida, per tant, des de la pròpia web, ho fem, a la portada hi ha un text en el qual s'explicita totalment que la necessitat de la contribució de tots els investigadors d'arreu per tal de col·laborar i tirar endavant un projecte que actualment té dificultats, més encara en moments com aquest en els quals doncs, les retallades econòmiques són molt importants. Tres, crear un espai web capaç d'incloure totes aquelles edicions encara vigents o útils i aquelles altres que es poden realitzar en el futur. Una de les, diríem, de les dèries de l'equip del Comitè de Gestió del Corpus dels Trobadors és, d'alguna manera, promocionar els nous estudis, les noves generacions d'investigadors. Així, a la sala hi ha bastant gent jove, una gent jove que diríem que rep ofertes d'investigació de molts camps i, per tant, que diríem que d'alguna manera el camp de la investigació en els trobadors és un dels camps que actualment no és massa avellidor per a les noves generacions. Doncs bé, des del Corpus dels Trobadors fem una crida també a que a les noves generacions d'estudiosos, a les noves generacions d'alumnat dels darrers cursos, d'aquella gent que pensa de fer en el futur una tesi doctoral, per a que doncs pense en la possibilitat de triar com a tema alguna qüestió relacionada amb els trobadors, amb el món dels trobadors. No directament, si voleu, estrictament amb els trobadors, amb la poesia dels trobadors, sinó també en tot allò que és el context dels trobadors. La pàgina web, per tant, és un altre dels elements que ara explicarà el professor Vicenç Beltrán, de referència del corpus. L'objectiu és absolutament clar: oferir a la comunitat científica en particular i als lectors interessats en general tots els materials possibles per a la lectura i per a la investigació dels i sobre els trobadors. Per què? A veure, els investigadors ja formats, possiblement en les seues biblioteques ja tenen tot el material, però els investigadors que estan començant no el tenen. Per tant, diríem, d'alguna manera, la pàgina web del Corpus dels Trobadors vol ser la biblioteca oberta per a tots aquells que vulguin apropar-se, presents o futurs, a l'estudi dels trobadors. Allà el desig, el desideràtum, és finalment aconseguir vessar tot el material, tant literari com extraliterari, a dins del Corpus dels Trobadors per a, simplement, que tot el món puga llegir els trobadors, tot el món puga investigar els trobadors. Aquest és, diríem, l'objectiu final.
A fi i efecte de comptar amb el consens adequat i el suport científic extern, el Comitè de Gestió del Corpus dels Trobadors va invitar una vintena d'investigadors, alguns dels quals són presents en aquesta sala, internacionalment reconeguts per a formar part de l'equip assessor, per tal que l'aconsellés en tots aquests aspectes imprescindibles per a dur a terme les línies d'actuació apuntades i altres de possibles. Per tant, sintetitzant molt, en aquesta casa, en la casa en la qual estem, que patrocina el projecte Corpus dels Trobadors juntament amb la Unió Acadèmica Internacional, el que volem fer és fer una crida per a, diríem, solidàriament, tots els equips d'investigació que d'alguna manera estan investigant el món, els trobadors o el món dels trobadors, puguen venir, puguen d'alguna manera col·laborar amb tots nosaltres i a les noves generacions que tinguin els elements, diríem, fets, els elements necessaris per a començar la investigació i una llar on això plugar-se en qualsevol moment. Aquesta és la idea i aquest és l'objectiu final. Ara el professor Vicenç Beltran doncs, exposarà una mica com és el Corpus dels Trobadors, la pàgina.
Guaní, però hem de dir que ha estat l'ànima del projecte el primer moment, perquè amb ell cada dia anem canviant el web i anem veient coses que abans no havíem previst, que no es feien bé, que no es podien fer, i clar, això ha portat un canvi continu des de quan començar en l'estructura interna del web. I això fa que, com que ell treballa sobre el menú català, doncs en aquest moment això fa que l'únic menú que funciona correctament és el català. Els altres s'han de refer tots, però s'han de refer totes les connexions internes que vinculen cada menú, en cada llengua, a cada instrucció. Però clar, amb molt bon seny, Muixà, que ens diu, esperem a tenir el web en condicions de funcionament acceptable abans de fer tota una mena de connexions internes que potser hi haurà que refer al cap d'uns mesos, d'un any o dos. I per tant, des de moment, per fer una consulta amb certes garanties, s'ha de fer a partir del menú en català. Repeteixo, perquè les cerques i altres utilitats amb les altres llengües no estan actualitzades. Estan com estaven quan vam començar a treballar, però no com avui. Esperem que d'aquí a finals d'any això es pugui arreglar i deixar ja el web en condicions de ser consultat d'una manera més o menys fàcil. El web està tenint una bona sortida. L'informàtic està encantat perquè ens diu que des del mes de maig d'aquest any, l'1 de maig passat, fins al 21 de novembre d'octubre, han tingut 10.000 visites. I aquestes visites tenen una durada superior als 5 minuts. O sigui, no és un que entra i se'n va, sinó que és un que entra i s'hi queda. La mitjana, 5 minuts, vol dir que hi ha qui està un quart d'hora, hi ha qui està mitja hora, hi ha qui està una hora, i hi ha qui entra i se'n va, perquè veu que això no és el que buscava. Per tant, des d'aquest punt de vista, l'informàtic i tot el servei informàtic de la casa estan contents de com està funcionant, sent un web que està encara en construcció, de fet, que no està en condicions de sortir al carrer vestit i ben arreglat, i que, per tant, diguem que és encara un experiment. Fins a aquest moment, la manera d'entrar-hi són dos vies diferents. Aquí al projecte trobarem tot això que ens ha explicat Tomàs. Després hi ha la possibilitat aquí de fer cerques, que en parlaré després, però per començar a dir a veure què trobem, el millor és entrar per aquí, autors i poemes. Trobem una llista de trobadors amb els poemes que hi ha de cadascun i després, doncs, pitjant sobre qualsevol d'aquests trobadors, ens sortirà les obres que les obres que tenim digitalitzades de cada trobador. El volum de cerques té una possibilitat, té dues possibilitats. Una és començar per aquí, buscar pel codi del poema, per l'autor, pel text, que és l'anglès. Ara m'adona el menú que surt en anglès. Entrar per aquí i bé escollir si volem buscar un autor, un poema, un editor, l'autor d'una edició crítica, el títol d'un estudi, l'any de publicació o el gènere poètic. Però aquí es pot buscar tot. Si busquem aquí, per exemple, Amors, ens sortiran tots els poemes que hi ha al web on surt la paraula Amors. Però atenció, que això és útil. Amors no només al text crític del poema, sinó a l'aparat crític, pot ser una variant rebutjada, però que interessa per una altra cosa, a les notes, on pot ser l'editor ha posat informació sobre l'ús de la paraula en altres poetes, en altres poemes o en algun tipus d'anàlisi literari o lèxic, i en general, també en el vocabulari, quan hi ha edició de vocabulari, vull dir, aquí en sortirà tots els poemes en l'edició dels quals, en algun dels camps que inclou l'edició, està la paraula Amors. Si volem veure on està exactament, hi hem de fer un segon pas que intentarem abreujar. Era alt F, no? Hem sortit? Bé, sembla que he abandonat el cap, no sé per què. Torneu a buscar, no? Així veuran com es troba, que és molt fàcil. No hi ha més que anar a internet i escriure trobadors en occità. IEC.cat i amb això hi entrem. Ara surt massa petit. Era visualitza. Fem cerques, busquem altra vegada Amors, que és fàcil. Ara entrem a un poema on surt la paraula Amors i ara era el TF, no? Sí. No m'ha sortit. Control F.
Aquí trobem un requadre, busquem dins d'aquest poema amors, novament, i ens marca on està la paraula. Això, repeteixo, val per a tots els camps, val per a paratític, val per tot. Procurarem, en un futur immediat, que no hi hagi que fer dues fases de cerca, sinó una sola. Però, com deia, l'informàtic té molta paciència. Cap informàtic, jo tinc malauradament experiència de treballar amb informàtics i no trobem mai un informàtic que cada dia digui no et preocupis que ja ho buscarem, ja ho farem. D'acord, vols canviar això? Ho canviarem. Normalment els informàtics haurien dit no, el dia que farem això en marxa ja està tot complet i després no farem mai més reformes. En aquest cas tenim sort que no és així, però naturalment és una eina que està creixent i que implica determinats problemes. Com dic, surt a qualsevol dels camps que vulguem buscar. És, per tant, una eina molt útil, molt potenta, que ens permet treure un rendiment molt alt al web. Tornant a autors i poemes, trobem aquí la llista, ara surt bé, abans no hi havia sortit, no sé per què. Ara surt bé, trobem la llista de poemes i podem buscar per l'autor que busquem i després el poema, o podem anar, com dèiem abans, a adrecera. Bé, tenim, com deia, poemes de 148 trobadors i les edicions entrades avui són 712. No de 712 poemes diferents, perquè alguns els tenim en diferents edicions. Com he dit, la nostra intenció és donar una biblioteca digital dels trobadors, no una biblioteca de referència dels trobadors que hauria prou en donar el text més acreditat o més ben reconegut. Tenim altres, una quarantena d'edicions entrades, entre edicions de trobadors completes fetes en llibre o edicions parcials en articles, o de vegades completes també fetes en articles, vull dir perquè les edicions de Maria Pia Betti, per exemple, són extensíssimes i han sortit totes en articles. I tenim altres 15 versions, 15 obres en procés més o menys avançat d'incorporació. Per exemple, l'edició de Bernard de Ventador i Girard de Bornell, ja Pelli Colsen, estan en procés d'incorporació. Estan digitalitzades, estan gairebé corregides les proves i després estem entrant a poc les obres. Però la cua d'espera, ja digitalitzades i preparades per col·locar al web, estan coses com Luc de Sant Circ, Bertran de la Manon, Elies de Barjols, Guillem Magret, Pistoleta, Pere Roger. I tenim aquí un grup molt important d'edicions molt consistent que està fent cua perquè, naturalment, la capacitat de treball, en aquest cas de la gestora del web, que és Irene, no dona abast a la quantitat de coses que estem fent. I aquí dic que si entrem a la part de l'equip, allà ho posa, l'equip està format bàsicament en aquest moment per una becària de fa anys, Irene, que és el factòtum del web i de la gestió de les edicions, i en aquest moment tenim també altres dos becaris que són Laura Reder i Raúl López, que estan aquí presents. Ens ajuden molt, fa una feina molt bonica i molt pesada, perquè el procés naturalment és complicat. No podem reproduir sense més les edicions on s'havien publicat, perquè tenen drets editorials, les editorials, que no els cedeixen. Avui en dia no hi ha cap editorial que autoritzi normalment la reproducció d'una edició que tenen per una raó senzillament de no perdre el copyright, encara que no hagin de republicar mai més. Per tant, la solució per publicar-los correctament és publicar-los novament. Això vol dir composar el text. Composar el text vol dir primer digitalitzar l'edició, després fer correcció de proves. La correcció de proves, si l'editor encara està operatiu, li passem a l'editor, que de vegades ha fet autèntiques revisions. L'edició Esquilachotti, per exemple, està completament refeta. Gerard Guiran ens va revisar molt a fons l'edició de Bertran de Bor, que va incorporar, i la de Falquet de Romans. Després també, per exemple, Oroz Aizkuren, del qual vam reproduir la lírica religiosa, ens ha actualitzat completament l'edició, que tenia molts anys, i ha fet una revisió a fons de tot l'estudi, de les notes, de tots els components de l'edició, i encara no l'ha acabat, perquè encara ens deu la bibliografia i alguna coseta més, però els poemes estan tots entrats i revisats. Vull dir, és un procés molt llarg i molt complex amb el qual procurem tenir totes les garanties. Quan l'autor no es pot fer càrrec, l'autor de l'edició no es pot fer càrrec de la correcció, en aquest cas busquem sempre un corrector que sigui natiu de la llengua en la qual està escrit l'estudi, a fi d'evitar males interpretacions. I tot això, naturalment, és un procés llarg i complex. És per això que hi ha aquí una cua de 10 obres, amb molts poemes i amb molt material que està pendent d'anar entrant a poc. En estat de digitalització en tenim 5. També incorporem, com he dit, tot el material que contenen les edicions. Si hi ha un glossari, entra el glossari. Si hi ha una bibliografia general, entra la bibliografia general. Si hi ha un estudi introductori general, entra també. Per exemple, en aquest moment tenim incorporats 15 glossaris complets d'altres tantes edicions que es poden consultar sobre el web.
Com es fa tot això? Posarem un exemple d'un poema que és bastant complex. Sí, falta el zero. Sí. És que la informàtica té requeriments que el cap de vegades no assimila. Hi ha que posar tres dígits, si no, no funciona. Tenim d'aquest poema, que no podríem engrandir això, no sé si es veu, eh? Si posem visualitza com abans. Que ja aquí? No, aquí. I ho hem fet? Pantalla completa. Sí, això sí, però... Sí, i ara petit. Què? Ah. Bé, tenim quatre edicions d'aquest poema de Falquet o Folquet de Marcelló de Romans, perquè s'hi ha interessat quatre editors diferents. Un d'ells és l'edició de Sarra Baldó, que és una antologia de trobadors feta en català als anys 30, encara útil, molt representativa, és un estudi interessant, del qual vam incorporar, i aquí, per exemple, podem veure tota l'edició. Aquí tenim l'edició que ell va veure, va fer, del poema. Després, aquí tenim els materials que complementen el llibre, aquí aquest primer requadre, estan les parts del llibre que no formen part de l'edició del poema. En aquest cas, el llibre té un estudi introductori sobre els trobadors, que es pot consultar complet, i després té una bibliografia de l'edició, o sigui, la bibliografia que hi ha al final del volum. Repeteixo, aquest primer requadre ens dona els materials que no formen part de l'edició del poema, sinó que estan al volum en general i que fan referència a tot el volum. I el segon requadre ens dona tots els complements que porta l'edició del poema. Aquí surt el text crític, amb una mínima fitxa bibliogràfica. Però si volem consultar l'explicació amb la que va fer, en aquest cas, l'antologista per a presentar el poema, la podem reproduir aquí. Si volem consultar la bibliografia que du aquest poema dins de l'edició, la podem recuperar per aquí també. Si volem veure les notes que va posar en aquesta edició, les podem recuperar i, naturalment, podem la traducció del poema, en aquest cas n'hi ha diverses, després ho veurem, i podem recuperar diverses informacions. Haurem de treure la pantalla completa. Sí, la pantalla completa és l'única solució, perquè si no, no es veuen els menús. I llavors... No, ara tirem enrere. Bé, arribem aquí, és igual. Tornem a començar. Vull dir, cada element, naturalment és una base de dades i no es pot posar un text continuat com si fos un Word, que en aquest cas no seria útil, no es podien fer cerques. Cada edició s'ha descomposat en components, per una banda venen els components que formen part del conjunt de l'edició i per altra banda els components que formen part de l'edició concreta de cada poema. I aquests es posen dins del cada un al seu lloc. Per exemple, en aquest cas podem arribar, per exemple, ara a l'edició de Falquet de Romans, preparada per Arveyer i Guiran, i trobem tot el conjunt dels materials. Podem trobar l'estudi introductori. Això ens marejarà una mica ara. Ah, ja està, ja està. Sí, però si minoritzem la pantalla serà més fàcil. Podem trobar el text crític aquí, com tenim abans, i podem posar, per exemple, l'estudi introductori del volum, del poema, i podem veure cara per estudiar-lo millor el text del poema amb el text introductori que aquest poema té en l'edició. Questo non l'abbiamo, questo è un privilegio del Rialto. Després podem recuperar diversos components de l'edició en conjunt, l'estudi introductori, per exemple, de tot el llibre, que és aquest que havíem recuperat, podem veure la bibliografia de l'edició, podem veure el glossari, on trobarem informació sobre les paraules que surten del punt de vista lexicogràfic, podem recuperar el rimari del volum i podem també anar a les observacions que l'autor posa a l'obra del poeta. En aquest cas és la revisió que n'ha fet. Però si anem ara a l'edició crítica del poema, podem recuperar i posar al costat tots els elements d'aquesta edició. O sigui, si volem l'explicació prèvia, la introducció al poema, com veuen és llarga i complexa,
o bé la bibliografia que porta aquest poema, el podem recuperar, pot ser a un editor el que més li interessa és l'aparat crític i els testimonis. Comparar el text que dona l'editor amb l'aparat crític i amb la relació de testimonis que hi ha per si volem revisar fins a quin punt l'edició mereix la nostra confiança o fins a quin punt pot haver coses que l'editor no ha recollit però poden ser interessants. Naturalment, de la mateixa manera, podem recuperar les notes, podem recuperar les traduccions o també podem fer una altra cosa si tenim molt d'interès en el tema, que és recuperar les imatges. Quins falla una cosa, eh? No. Testimoni. Imatges. Sí, imatges, però havia sortit també. I per testimoni. Ha sortit també aquí. Testimonis o imatges? Sí, però aquí sortia el resultat també, eh? En aquest cas, podem recuperar la fotografia dels manuscrits o que contenen aquest poema, que està complet, i podem anar seleccionant el manuscrit que vulguem, posant al costat del text crític, posant al costat de l'aparat crític i anar revisant tots els passos que ha fet l'editor en el moment de presentar aquest text crític. No és per esmenar, en aquest cas, a Guiran ni a qualsevol dels autors que hi ha, sinó per facilitar la recerca als editors que no sempre tenen tots aquests manuscrits a mà. En aquest moment tenim 22, són els manuscrits dels quals hem obtingut el permís de reproducció i que estan ja posats al web. I totes les obres que tenim publicades al web i estan en aquests 22 manuscrits, estan les edicions aquí, d'aquesta manera, retallades, la pàgina on surt el manuscrit i el poema dins d'aquest manuscrit, i per tant es pot anar fent el treball de comparar, d'estudiar, de mirar què és el que s'ha fet, què és el que nosaltres veiem sobre el tema i què és el que es pot arribar a fer. No estem inventant res, estem senzillament posant les eines informàtiques, que són una meravella i que no existien fa 20 anys, per fortuna avui les tenim, i estem posant aquests mitjans electrònics al servei de les edicions que disposem d'estudis sobre trobadors. Repeteixo, hi ha edicions de tota mena. Hi ha edicions que tenen 100 anys, o menys, o 70, com les d'Alsen, Apple i Colson, que estem reproduint tal qual es van deixar Apple i Colson. Nosaltres no fem més que donar la seva edició en una reedició, una reproducció nova, i per altra banda estem afegint les imatges perquè és el que sí que podem fer sense tocar el text de l'editor, que nosaltres considerem que és autorial i que per tant l'hem de deixar com està, i superposar les imatges a fi que la investigació actual pugui refer amb certa comoditat un treball que costa molt de fer perquè els mitjans no sempre estan a l'abast. La nostra intenció és posar tots els manuscrits, el centenar llarg de manuscrits que hi ha, totes les obres que anem introduint. Naturalment això no es pot fer directament quan vulguem i com vulguem. Primer perquè cal molt de treball, calen molts diners i sobretot perquè calen permisos. I aquí el gran cavall de batalla sempre són els permisos. Naturalment, si l'autor d'una edició està viu i tenim que disposar del seu permís, si no, senzillament no la publiquem. Si l'autor no pot donar el permís perquè ja no hi és, en aquest cas busquem els seus hereus, algú que pugui respondre d'aquest permís. I si no és, la posem provisionalment fins que algú ens dirà que està conforme i que podem seguir, o que no li agrada que aquell el seu pare o el seu avi aquella edició l'hagin publicada i la retiraríem sense més. Em sembla que és la manera d'avançar tot el que puguem. Els drets editorials es podem obviar evitant que l'obra estigui actualment a la venda, perquè si no és propietat encara de la casa editora, i si no, la casa editora l'únic que es pot dir que no podem reproduir fotogràficament la seva edició, que hauria estat per nosaltres molt més còmode, molt més barat i molt més ràpid. Hem de respectar sempre els drets que tingui tothom sobre aquestes edicions, i això naturalment és un entrebanc que ens porta a un ritme de treball força més lent del que ens agradaria. En fi, com veuen vostès, no estem inventant res, senzillament estem actualitzant els mitjans tecnològics de què disposem una informació que considerem essencial per a qualsevol recerca sobre els trobadors. Tots aquells que vulguin col·laborar, d'alguna manera, seran benvinguts. Nosaltres, la nostra intenció, com ha dit Tomàs al començament, no és de desfer ni refer ni superposar-nos el treball de ningú, sinó posar una eina al servei de tot aquell que vulgui col·laborar. Em sembla que amb això podem acabar, deixar-los lliures i que puguin fer un col·loqui, fer una passejada o fer el que vulguin per Barcelona. Se l'aquí ens hi ha el permiso d'editar novament i publicar-hi questo, lo facciamo, subito, domani stesso.
naturalmente lui potrà revisare tutto. È macabata, grazie a tutti, i fins de ma dos quas de Deu, sì. Per la sessione de mamati. Buona tarda a tutti.